Sono in compagnia con il mister Gelli Marco del Castenaso. Mister, due vittorie, 6 punti. Due vittorie, 6 punti, bene. Siamo partiti bene dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista della classifica. Un po' meno bene, soprattutto oggi, dal punto di vista del stare in campo, dello stare in campo. Secondo me non siamo stati bravi né quando eravamo 11 contro 11, soprattutto nella frazione in cui siamo stati in un uomo in più. Non abbiamo interpretato bene la partita, dobbiamo fare sicuramente meglio. E gli avversari, a mio avviso, una squadra tosta e ben disposta in campo, non meritavano questo risultato. Noi dobbiamo essere più bravi, perché così oggi abbiamo vinto ma andremo poco lontano, anche se penso che questo sia un campo difficile e molti lasceranno qui dei punti. Quindi da quel lato lì sicuramente molto bene, però ripeto, se devo guardare l'analisi della mia squadra, doveva comunque interpretare meglio la partita sia all'inizio che soprattutto quando eravamo gol di vantaggio e uno in più. Il Castenaso farà un campionato da protagonista? Ma lo speriamo, abbiamo fatto una rosa per provare di far bene, l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato, speriamo di ripeterci e arrivare più in alto possibile. Non sappiamo naturalmente il valore dell'avversario, noi sappiamo che siamo una squadra che i valori li ha, quindi dobbiamo esprimerli sul campo, ripeto, non come oggi. Ultima mia domanda, quali saranno le squadre protagoniste di questo campionato? Sinceramente non lo so benissimo, vado un po' per quello che dicono gli addetti ai lavori, credo San Marino, poi non so dire effettivamente quali saranno le super favorite. Io conosco quelle della nostra zona, so che Sant'Agostino ha fatto una buona squadra, il Gran Amica è sempre una squadra tosta e rognosa, Progresso e Medicina le conosciamo e quindi le nostre sono tutte scomode. Ciò un po' meno, vedremo, tanto il campionato è lungo, impareremo a vederlo. Tra questi anche il Castenaso. Il Castenaso spero ci sia, ecco. Sono in compagnia con Luca Frignani, tecnico del Pietracuta. La mia domanda è meglio spontanea, una sconfitta amara? Sì, una sconfitta amara, perché secondo me la prestazione c'è stata, forse paghiamo un po' di inesperienza in alcune situazioni, però credo che abbiamo concesso molto poco, una squadra molto forte, soprattutto nel reparto avanzato. Abbiamo concesso il rigore, se non credo male un altro tiro e il gol probabilmente evitabile con una serie di errori consecutivi e dopo in queste categorie le impari. Deve essere esperienza, per noi deve essere esperienza, noi siamo nuovi, sappiamo che dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare su queste cose. Se non commettiamo questi errori sicuramente la prestazione è positiva, ai ragazzi non posso dire niente, anche perché più di 60, adesso non ricordo bene l'espulsione quanto è venuta, ma più di 60 minuti in inferiorità numerica, diciamo che in campo credo non si sia vista. Diciamo una sconfitta di ingenuità. Sì, un'esperienza di ingenuità che sapevamo che poteva esserci, perché paghiamo il noviziato della categoria. Abbiamo fatto questo errore che in settimana cercheremo di correggerlo per non farlo ripetere, ma sotto l'aspetto della prestazione avevamo fatto la partita corretta. Abbiamo avuto un attimo magari nel primo tempo di sbandamento nella zona centrale del primo tempo, però ai ragazzi sotto l'aspetto dell'impegno, della voglia e della determinazione, la partita è stata secondo me all'altezza di quella di domenica scorsa nonostante abbiamo vinto. Ultima domanda, obiettivi? Ma non possiamo dare obiettivi perché non conosciamo la categoria, non conosciamo gli avversari, tutte le partite per noi sono nuove, cerchiamo di fare esperienza, l'obiettivo è domenica prossima un'altra grande trasferta Gran Amica. E contro un'altra di quelle squadre favorite come il Castenaso, e dobbiamo fare esperienza come ho detto più velocemente possibile. L'obiettivo è fare bene domenica, ma sono convinto che lo faremo.